E salve a tutti ragazzi e bentornati da Gabriele Pio Carbonara. Stavolta giocheremo a Little Nightmares 2, un gioco a dir poco spaventoso. Mamma mia. Chissà cosa ci riserverà per noi questo gioco. Ecco qua, questo è Mono, come potete vedere, il protagonista di questo gioco. Saltiamo. Vai. Ci sono le ragnatele. Oh no. Vabbè. Qua stanno le trappole. Quindi vuol dire che da queste parti c'è un cacciatore. Vero? Eh sì. Se ci sono le trappole, hai le cosce. Saltiamo che se prendiamo la corda, ovviamente scatta la trappola, giusto? Mm? Eh sì. Spostiamo questo qua. Giù, 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 giù. Mi sa che qua devo correre. Corri, corri, corri. Aiuto. Aiuto. Oh mamma, non tempo. Se no erano cavoli amari. Ma amari amari. Sapete quei cavoli amari amari? Oh. Sali. Andiamo. Ah. Vabbè, riproviamoci. Forse dovrei saltare all'ultimo, vai. Ai ai ai. Ah. Dai, salta. Oh. Porca miseria. Adesso dobbiamo proseguire. Se non atterravamo su quello, ero morto. Sa musica di sottofondo, porca miseria. Prendiamo una scarpa, la scarpa della Lidl. E ovviamente è scattata la trappola. Vai, Mono. Ci sono le trappole. Ho visto. Olè. Sono caduto. Facciamo aspettare sta trappola, va. Mamma mia. Le pigne.
Vai, 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 vai. Aiuto. Saltiamo. Mamma mia, che casa. Sembra un vandalo che entra dalla finestra. No, c'è un carillon. Lo senti? Sì. Ma con quest'ascia apro questa porta qua. Vedi? Uno. Tac. Tre. E c'è Sitz sotto il tavolo. Momono cerca di fare amicizia con lei. Vai, vieni. È scappata? No, vabbè. Sì, ma Momono la recuperiamo. Non perdiamola di vista. Ti sembra molto spaventoso sto gioco? Abbastanza. Secondo te è meglio giocare a F1? È bello anche questo, dai, ti immagino. Aiuto. Sono manichini. Di sicuro è meglio giocare a F1, no? A FIFA. E mo Sitz capisce che serve l'aiuto di Mono, cioè io. Ecco, ci ha chiamati. Mo ci fa da scaletta. Tec. E tec. Oh. Oh. E ora abbiamo aperto un passaggio che ci porterà nel piano di sopra. Vieni, vieni. È evidente che ci vuole l'aiuto di Sitz. Vai, 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 vai. Ok. Sto prendendo questo cassettino. Anche qua ci vuole l'aiuto di Sitz. Oh, c'è una manovella. Aiuto. No. Va, sì, ma sono un pupazzo. Un pupazzo. Sei caduto. Eh sì. Mo dobbiamo salire su questo. Sai cos'è? Oh, cos'è? Una specie di cadavere, forse. Mamma mia. Olè. Hai visto che cosa è servito? Una chiave? Sì, hai visto cosa è servito aprire sì. Quel cassetto per far ritorno. Aia. Le cosce. Oh, là c'è un bagno. Quando fai la diarrea esplosiva. Eccola, eccola. Mo c'è il captatore. Oh mio
oddio. Sali. Piano. Piano. E ha un fucile, tra l'altro. Porca miseria. E spara! Mi sa che spara. Mamma mia. Cerchiamo di stare dietro ai cassetti. Wow. Sono proprio bravo. Sono bravo. Bravissimo. Ha una lanterna. Sitz, no. Quando se ci vede, mamma mia. Ah, Sitz vuole che noi le teniamo la manina. Vai, 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 vai. Non ci hai visti? Per fortuna. Porca miseria. C'è un buco. Vai, vai, vai. Non ci hai visti? Non ci hai visti? Ha sparato? Ha sparato lo stesso. Mamma mia. Sì, so che ci sta. Sì, so che ci segue. Ma devo far passare Sitz dall'altra parte del ponte, pronto. Vai Sitz, passa. Ecco. L'ho chiamata e mo mi devo buttare per... Oh, wow. Oh, di nuovo il cacciatore. Vado, ho le mani sudate. Vado. Oh, vado. Corri, corri. Va, 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 va. Bene. Oh. No. Mamma mia. No. E rifacciamo. Dai. Dai, presto. Dai, dai, dai. Occhio, occhio. Sotto. Non hai visto nulla. Non hai visto nulla. Non è un cacciatore, è un serial killer. È vero. Allora, il piano è questo.
Quando il cacciatore ci illumina con la lanterna, vuol dire che dobbiamo stare sott'acqua. Oppure dobbiamo stare dietro a questi tronchi qua. Non ci ha visti? Vado. Hai visto? Benissimo. Dai che forse lo evitiamo. Ci noterà tantissimo. Visto? Ma devo stare dietro a questo tronco. Veloce, veloce. Hai notato che non ce la fanno stare troppo tempo sott'acqua? È vero. Se no muori. Vai. Gli uccelli mi sa che... Vai. Bravo. Bravo. Vado. Dai. Entrami in sta casa. Un fucile. Vai. Ah, io sei caduto. Una volta per tutte. Prendilo, alzati. Dai, alzati. Dai, sparalo. Vai. Oh. Erbacco. Mamma mia. Ce l'hai fatta. E fai così. Adesso il cacciatore è diventato la preda. A quanto pare. Oh, salta. Ah, c'è una porta che ci farà da zattera. Sembrano i protagonisti del Titanic. Non credi? Non è vero. Mamma mia, se c'è uno squalo. No, non ci sono. Altro che Torre Santa Sabina. Cioè, sembra tipo l'Oceano Pacifico, Atlantico. Molto grande. Ah, ci sono delle TV sott'acqua. No. Sì, i pesci forse vedono la televisione. E che si vedono? La titi che va a muro. O magari si vedono la d'urso. No, vabbè. C'è passa per te, Mare dei Filippi. Buonasera a tutti. Vi ricordo che tutte le trasmissioni si trasmetteranno sott'acqua. Ti immagini i pesci che vedono la TV? Ma c'è... Vediamo cosa c'è. Vedo dei palazzi. Quei palazzi là mi sembrano tipo Venezia. Solo che là non ci sono le vongole e cozze. Vongole e pesce. Ma coincidenza. Vabbè, credo che l'appuntamento di oggi può finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel pollicione in su e iscrivetevi al canale
perché ovviamente continueremo questa serie. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!